Anche noi di Caserta Sera questa mattina ci uniamo al cordoglio della famiglia di Vincenzo. Come potete vedere, il feretro del caro Vincenzo sta avanzando nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Piedimonte Matese. È qui che daranno l'ultimo saluto i parenti, la moglie Maria Assunta, i genitori, i cugini, i fratelli e tutti coloro che lo conoscevano e lo conoscono. Ci dicevano che Vincenzo era il trainante della famiglia, un cittadino del mondo. Era sempre all'estero per concludere i suoi affari di lavoro, ma portava sempre con sé quel Matese, la sua Piedimonte, da cui non riusciva mai a separarsi. Bene, vediamo adesso avanzare il feretro seguito da una folla di cittadini che si uniranno al cordoglio dei familiari. In silenzio tutti i presenti avanzano, in un silenzio che sicuramente vale molto più di 1.000 parole, strette in un dolore che non potrà mai avere una risposta, perché una risposta non c'è, non si può dare una risposta ad una morte illogica. Questi giorni noi lo abbiamo ricordato la persona solare, la persona di Vincenzo dall'estero. E lo abbiamo ricordato, abbiamo voluto ricordarlo nel modo migliore, nel suo lato migliore, anche grazie alla testimonianza di coloro che lo conoscevano e dei suoi familiari, una grande famiglia. Questa mattina tutti i presenti sicuramente rivolgeranno il loro pensiero al caro Vincenzo e alla sua morte troncata ingiustamente in un modo barbaro da persone che non sono nemmeno, non possono essere definite uomini, perché troncare la vita ad un proprio simile non può essere considerato tale. E magari in questo giorno un pensiero è rivolto anche al senso della vita, di quanto essa possa essere un soffio che vola via inaspettatamente. Ma non in questo modo, non così. E per il momento è tutto.
Il feretro di Vincenzo D'Allestro sta avanzando nello spiazzale antistante la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove i suoi cari hanno voluto dare l'estremo saluto. Un silenzio composto ha accompagnato i presenti uniti, quasi a volersi dare conforto, come a voler condividere insieme questi giorni strazianti in un lungo ed interminabile abbraccio. Lo si è voluto ricordare attraverso la sua passione per il lavoro, la sua devozione per la moglie, i suoi genitori e per tutti i familiari. Fiducioso di quei paesi esteri dove spesso Vincenzo portava con sé le sue radici. Anche quella sera dove ha perso la vita nella mattanza di Dacca insieme ad altri 8 italiani. Ricordiamoli Marco Tondà, Nadia Benedetti, Adele Pugliesi, Simona Monti, Claudia D'Antona, Claudia Cappelli e Maria Rivoli. Vincenzo era con loro quella sera. Insieme per sentirsi ancora più vicini a casa, cittadini del mondo, un mondo in cui, nonostante i terribili tempi, continuavano a credere nelle persone, a prescindere dalla loro etnia e dalla loro religione. Si dice che la mancanza sia la più forte presenza che possa esistere. Certo, non è una consolazione, non potrà alleviare il dolore della moglie Maria Assunta, dei fratelli e dei genitori a cui è stato strappato un figlio a cui è stata tolta la vita senza un logico perché, solo perché quella sera decise di fermarsi all'Oley Artisan Bakery, un luogo a lui familiare e che spesso frequentava, un luogo da cui però non è più uscito. Oggi a Piedimonte è lutto cittadino, il tuo paese si è fermato, ma non l'amore verso di te, quell'amore non finirà, continuerà ad essere presente in coloro che ti hanno vissuto, condividendo con te i tuoi anni migliori, questi anni strappati troppo presto, prematuramente. Ma tu, Vincenzo, continua a sorridere e a portare un pezzo del Matese anche da lassù. E dalla Basilica di Santa Maria Maggiore è tutto. Valentina Monte per casertasera.it.